Bella a tutti ragazzi, io sono Johnny e ben ritornati sul mio canale. Questa anticipazione della intro è per dirvi che volevo creare un video che vi piacesse, portarmi una novità, un qualcosa che facesse views e like senza l'utilizzo di titoli clickbait o cose simili. Però in realtà mi è uscito un commentary delle mie migliori azioni del primo giorno di beta. Vi invito a guardarlo fino alla fine, di lasciare un bel pollice in su e quindi ci sentiamo dopo la sigla. Vorrei elencarvi in questo commento le mie opinioni e le mie riflessioni su questo nuovo code, questo nuovo Modern Warfare, questo nuovo gioco, chiamatelo come volete, questo FPS. Allora, io non ho provato tutte le armi, ne ho provate solo due, ho provato MP5 e MP7 e ho provato le classi predefinite per poter livellare velocemente e sbloccarmi l'MP7. Allora, l'MP7 è OP, ok, ci sta, è più forte di quando era in Black Ops 2, è forte come in MV3, in MV2, se c'era in MV2 non me lo ricordo. E cosa ho notato? Ho notato fin da subito l'utilizzo di Claymore, ci sono Claymore ovunque. Ho notato l'utilizzo di Fantasma, cioè una modalità assurda, deathmatch, perché comunque devi lasciare in giro per la mappa, devi fare kill, invece la gente campera usando Fantasma. E un'altra cosa, ho notato i camper, ci sono davvero davvero tanti camper e questa cosa la detesto, perché il mio modo di giocare mi permette di correre in giro, di lasciare in giro per la mappa, di essere molto speedy. Invece muoio continuamente per via dei camper o delle claymore. Ho notato che i colpi vanno ben a segno, cioè penso una percentuale di vita molto inferiore rispetto al solito. Comunque fanno presto i nemici ad andare a terra, che è presto ad andare a terra. Ho notato che il fatto della minimappa, il fatto che uso tanto le cuffie e mi distraggo con i miei alleati, delle volte li sparo come se fossero dei nemici. Ho notato che le granate fanno kill perché fanno un grosso raggio di azione. Ho notato che questo missile non lo so usare, faccio fail e continui, qua ho fatto due kill ma mi è dato di culo. Ho notato che una delle due mappe, quella praticamente nella cava è orribile, non ci so giocare dentro alla cava perché praticamente i nemici si nascondono in mezzo al buio, sono tipo Batman e non li vedi. Ho notato che l'UAV lo utilizzo veramente tanto rispetto agli altri giochi e mi va bene, perché lo chiamo anche 20-25 volte a partita. E ho notato che la mia migliore partita era un 27-2 fatto su Dominio. E un'altra cosa che non mi piace, che però si può disattivare e attivare quando si vuole, è la modalità scontro con altre console, cioè ti trovi gente con il PC, gente con l'Xbox, e questa cosa per me non va bene, perché comunque chi gioca da PC è un po' più pro rispetto a chi gioca da console, quindi siamo un po' svantaggiati se giochiamo da console. Io non mi reputo un pro player, anzi sono abbastanza scarso su code, però vi invito lo stesso a lasciare un mi piace, a iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina per non perdervi nessun nuovo video. Ragazzi, per questo video è tutto, ci vediamo alla prossima, bella raga, ciao!